Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore. Buonasera, dottoressa Buonasera Fiaschi, a voi. benvenuta, benvenuta a Zapping. Io le volevo chiedere, ho visto un suo intervento su Non mi fido di chi è la colpa, in cui lei prende in esame sul giornale il fatto che alcuni sondaggi da un po' di tempo segnalano una perdita di fiducia dei cittadini italiani nei confronti del volontariato, del terzo settore, dell'ONG, delle ONLUS, insomma, in tutto quel mondo che in Italia invece per tanti anni, per decenni, è stato un po' il pilastro della vita civile. Come mai secondo lei accade questo? Ma come scrivo in quell'articolo, nella sostanza io sono convinta che ogni sondaggio racconta un pezzo di come i cittadini vogliono le nostre comunità e ci segnalano le cose su cui dobbiamo puntare. Quindi quando li segnalavo che sì, c'è quel sondaggio, ma c'è anche i dati del 5 per 1000, ci sono i dati dell'Istat, dati che invece dicono che i cittadini italiani sono fortemente impegnati sia nelle scelte di fiscalità, di destinazione della propria fiscalità all'interno del 5 per 1000, che peraltro ha sforato il tetto previsto e che quindi richiederà un ulteriore adeguamento nella prossima legge di stabilità, e ci dicono anche dove vorrebbero. Quindi sono ancora molti cittadini, sono ancora molti cittadini che devolvono il loro 5 per 1000 al volontariato. Sono sempre di più e ci raccontano con le loro scelte dove pensano che sarebbe giusto investire le risorse della fiscalità pubblica per costruire una comunità che risponda alle aspettative di felicità e di benessere dei suoi cittadini. E lo stesso vale quando guardiamo il dato impressionante della crescita del terzo settore in generale, dell'economia sociale in Italia. È un dato che vede crescere anche nelle regioni più fragili, anche nei territori più fragili, nelle periferie, nelle aree interne, nel nostro sud, proprio questa forma di economia, non solo il numero di volontari, il numero di iniziative, ma anche il numero di persone che fanno volontariato e che si impegnano a costruire quello che a loro sembra importante in quel momento, in questo tempo, per le persone che vivono in una comunità. Credo che questi sono dati che vanno messi insieme anche agli altri, che invece ci richiamano all'aspettativa dei cittadini di un modo di stare dentro le organizzazioni coerenti con i propri valori fondativi. Tutte sfide però che il terzo settore italiano sta prendendo sul serio. L'impegno sulla riforma non è soltanto un impegno sugli adempimenti, è un impegno anche sulle sfide di trasparenza e accountability che la riforma ha inserito nel proprio paniere di scelte. A me ha colpito oggi il titolo di prima pagina della Stampa, che dice questo: Di Maio, dopo Bibbiano basta soldi a Coop e Onlus. Questi scandali accadono quando lo Stato finanzia imprese ideologizzate. Qui insomma si parla di Coop e Onlus, le si mette nel calderone dello scandalo orribile di Bibbiano, però con la prospettiva che venga un po' tutto travolto da questo scandalo a spese magari di tantissime diciamo realtà che non hanno nulla a che fare con questo e che anzi hanno svolto un lavoro prezioso anche nello stesso settore degli affidi familiari che oggi è sotto accusa. No, noi comprendiamo che iniziative, cioè eventi di questo tipo rendano assolutamente, cioè scandalizzano l'anima delle persone, quindi posso anche comprendere insomma la reazione all'episodio di Bibbiano con una situazione assolutamente insomma, che scandalizza l'anima. Ma le generalizzazioni non fanno bene al nostro paese, alle nostre comunità, perché comunque vanno a costruire una cultura del sospetto intorno a esperienze di assoluto valore che fanno del nostro paese un paese stupendo e particolare, e soprattutto vanno a colpire al cuore iniziative che oggi non sono così facilmente sostituibili. Che noi sappiamo che il tema degli affidi per i minori non è un tema semplice, si sta toccando l'infanzia vulnerabile, si certo. Sta toccando i ragazzi fragili, non è facile affrontare questo tipo di dinamiche. Quindi peraltro noi non siamo nemmeno un paese che su questo non ha lavorato e non ha riflettuto su come offrire delle risposte, non sempre perfette forse, ma comunque in qualità e con un'attenzione forte ai propri valori pedagogici, educativi e formativi. E su questo insomma l'Italia non è indietro, tutto può essere perfezionato, noi siamo pronti anche a metterci a sedere
per capire come si può migliorare il sistema degli affidi per i bambini e i ragazzi che vivono in situazioni fragili, sia nel caso degli affidi familiari che negli affidi nelle case famiglie residenziali, cioè. Ma questi due strumenti sono due strumenti che hanno una storia di riflessione, peraltro normata, ecco, siamo dentro un sistema fortemente normato e anche con delle funzioni di vigilanza assolutamente strutturate, non siamo in un vuoto, non siamo all'anno zero su questi settori. Senta, ma lei crede che anche, diciamo, la narrazione politica negativa che si è sviluppata attorno alle ONG, alle organizzazioni non governative, abbia un po' pesato nella sfiducia che gli italiani oggi mostrano nei confronti del terzo settore allargato? Ma io non so se è questo il punto o se in una fase di grande contrazione delle risorse da destinare alle grandi priorità sociali delle comunità non stiamo forse cercando di selezionarle con una modalità che però non credo possa costruire una comunità più felice. Ecco. Io stavo riguardando oggi i dati del Fondo per le politiche sociali su cui si basa le risorse per gli affidamenti dei bambini e dei ragazzi in difficoltà dal 2008 ad oggi. Questo è un fondo che ha subito delle oscillazioni importanti che hanno portato non solo soprattutto per esempio alla contrazione per esempio della struttura dei servizi di base, quelli per l'accesso ai servizi, i servizi sociali, le infrastrutture dei nostri servizi pubblici, che sono la base degli strumenti per andare poi a costruire i presupposti di un lavoro di qualità, dei soggetti gestori, qualunque si siano, pubblici o privati. Ecco, credo che dobbiamo un po' tornare al cuore delle questioni, dobbiamo cercare di non farsi prendere la mano dalle emozioni, dalle emotività, da come alcune narrazioni trasformano i dati di realtà. E ritornati appunto, la questione dei bambini e dei minori in Italia deve tornare ad essere una priorità, non solo quelli fragili ma anche quelli meno fragili, perché noi ne abbiamo pochi, ne abbiamo pochissimi, dobbiamo trattare bisogna farne dobbiamo di più. Invertire i destini del anche perché se capisco bene, dottoressa Fiaschi, non è che se il terzo settore arretra c'è pronto lo Stato a sopperire. Quello che succederebbe sarebbe che si creerebbero dei vuoti disastrosi per la vita civile. Non mi sembra che lo Stato sia in grado di subentrare nei settori che il terzo settore dovesse lasciare scoperti. Assolutamente sì, oggi noi abbiamo un sistema di welfare nel suo complesso che è un welfare mix, un welfare che si basa su una grande sussidiarietà per gli attori istituzionali e gli attori della cosiddetta società civile non profit e non solo, insomma, perché abbiamo anche un'importante sussidiarietà, pensiamo alla sanità con soggetti di private profit. Credo che noi dobbiamo capire come questo sistema di welfare mix debba oggi trovare il suo sistema di regolazione e anche di vigilanza nei vari ambiti, nei vari comparti, per garantire al cittadino equità, universalismo di accesso non solo in termini di possibilità ma anche di qualità e però anche un'adeguata ed efficace utilizzo delle risorse, perché questo è l'altro tema importante che sta alla base di questa discussione. Siamo in tempo di riflessione sulla legge di bilancio, insomma, rimettere la testa su. Voi avete incontrato il governo in questa fase? Avete incontrato il governo in qualche occasione in questa fase? Beh, sulla legge di stabilità lo incontreremo la prossima settimana. Ah, quindi nell'incontro del 6 agosto probabilmente. Del 5. Benissimo, io la devo salutare, grazie Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Terzo Settore, grazie per essere stata con noi.